Buongiorno a tutti. Allora, questo è un vlog un po' diverso dagli altri e diciamo che volevo dirvi quello che è successo nella mia città praticamente martedì e mercoledì in questa settimana. Adesso spero che riesco a mettere questo video praticamente oggi che è venerdì alle 7, se no non lo so quando riuscirò a mettere questo video. Comunque volevo avvisarvi che in questa settimana nella mia città ci sono stati parecchi danni perché in poche parole c'è stato l'alluvione, ci sono stati temporali, grandini, credo che tutti lo sanno perché l'hanno detto al TG5, l'hanno detto su tutti i giornali, poi su Instagram, cioè praticamente se ne parla ancora e volevo dirvi quello che è successo, volevo farvi vedere anche delle clip che ho registrato che ovviamente è successo in questa settimana, dato che chi non ha Instagram ovviamente non sa e per chi sa che io sono di Como, in poche parole, diciamo che in questa settimana non è stata tanto bella per noi e anche per gli altri, per quelli che abitano vicino a me. Io ho registrato qualche clip, ovviamente non ve le faccio vedere tutte, ma alcune clip. In cui anche qualche clip me la mandate, diciamo, amici, parenti, tutti quelli che conosco della mia città mi hanno mandato un po' di clip. E in poche parole è successo che dal lunedì ci sono stati dei temporali, ha iniziato praticamente a grandinare, sì, grandine, ma quelle piccole. Poi piano piano ha iniziato a fare grandine, quelle belle grosse. Dopo questo, martedì e mercoledì siamo stati praticamente, no, di più martedì, è uscito praticamente il lago. E poi, dato che noi abbiamo qua anche, diciamo, i fiumi così, il lago specialmente, sono uscite le cascate, i laghi. Praticamente si è allagato tutto, hanno distrutto anche le strade, un po', cioè una cosa che è la prima volta che è successo e appena è accaduto questa cosa qua ci sono rimasta male perché non mi aspettavo che causava così tanti danni. E allora, le zone colpite praticamente sono state Cernobbio, il ristorante del mio ragazzo, che adesso vi metterò anche le clip, Maslianico, Como, Laglio, dove ovviamente io vado a lavorare, Moltrasio Laglio, e ovviamente anche vicino alla casa di Clooney, per cui di George Clooney, chi sa chi è ovviamente. Per cui ho anche visto lui, ha anche lui aiutato, ovviamente però lui ha aiutato a Laglio dove abita lui perché anche lì ci sono stati tantissimi danni. Poi calcolate che anche a Blevio è praticamente dall'altra parte opposta del lago di Como, per cui chi sa, dato che io abito in queste zone, sapete che Blevio è stata molto colpita di più a confronto delle mie zone, però anche nelle mie zone sono stati tanti danni. Adesso diciamo che siamo riusciti a sistemare tutto, abbiamo pulito tutto, tra ristorante, tutto. Poi io, vabbè, ovviamente il primo giorno sono stata anche a casa, non potevo andare a lavorare, non potevo uscire perché tutte le strade erano chiuse. Appunto, sono cadute anche le strade, poi tra rami e tutte cose praticamente rischiose. Giustamente, non sono neanche andata a lavorare perché io lavoro praticamente sul lago di Como, su il lungo lago.
Queste sono state le zone colpite, però dato che è inutile spiegarvi quello che è successo, voglio mostrarvelo, voglio tenervi aggiornati su quello che è successo, dato che molte di voi non hanno Instagram e allora per far sì che sapete anche voi cosa è successo, adesso vi metto tutte le clip e tutte le foto, che sia quelle che ho fatto io, e sia quelle che mi hanno mandato amici, parenti, tutte le persone che conosco. Giustamente le clip non sono tutte in ordine, perché è, cioè, è difficile capire, dato che ne ho fatte un po' diverse, metterle giuste, per cui ci vuole un po'. Io poi ho provato a metterle tutte in ordine, per cui non sono tutte in ordine le clip, perché ci sono anche posti, diciamo, sul lungo lago di Como, eccetera, che non ho registrato io, in poche parole. Per cui adesso io vi lascerò tutte le clip, spero che cioè, vedete fino in fondo questo video. E niente, per la situazione è decisamente leggermente un po' migliorata, tranne forse oggi che è ancora nuvoloso e hanno detto che verrà a piovere altri temporali, però speriamo di no. E niente, vi lascio le clip, noi ci vediamo al prossimo video e non vi dico se vi piace questo video, perché è un video un po' brutto, cioè in senso non tanto bello per quello che è successo a noi, tutto qua. Per cui questa settimana è stata veramente tosta. Comunque volevo farvi vedere e essere, diciamo, partecipe su quello che è accaduto, dato che lo stanno dicendo tutti. Detto questo, vi lascio le clip e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Che diavola! Vabbè, comunque George Clooney, signore, ho fatto una storia privata, si è cancellata. Ah, sì, sì. Vabbè, dai, c'è una bella foto tua, senza maschera. Su, via. Una bella... Ciao! 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 Ciao!